Ragazzi, io sono Shink e Matrice e dopo è passato un anno dall'ultimo video che ho fatto sulla mia collezione, adesso siamo nel 2015, vi presento la mia Trilli, la mia cagnolina che mi aiuterà in questo video. Quindi passiamo subito a farvi vedere la mia collezione e se magari qualcuno di voi per PlayStation 4 vorrebbe vedere qualche video gameplay o per PC, lo potete scrivere qua sotto. Vi ricordo inoltre che se vi piace il video potete mettere un like e scrivere sempre un commento. Facciamo prima quindi una brevissima panoramica, sia panoramica della mia cameretta, che dovrò assolutamente sistemare comprando delle mensole e quant'altro, per poi andare ad analizzare un pochino più vicino il tutto. Questo è il mio PC da lavoro, come vedete, c'è pure il deodorante, mentre farò il video suderò come un cane, che ci sono 30 milioni di gradi. Il quantitativo di polvere, ma purtroppo come ogni anno pulisco e ce ne sono sempre di più. Qui abbiamo le console sia nuove che retro, partendo dal basso abbiamo il Super Nintendo, il Nintendo 64, abbiamo il Dreamcast, il NES, i vari Sega Mega Drive, la Play 3, la Play 4 che è una tirapolvere assurda e qua dietro abbiamo i Wii U che un pochino sto usando adesso grazie a Yoshi. Io che sto usando in questo momento abbiamo Yoshi Woolly World. Messo qui, molto bellino. Comunque, se volete fare magari tipo una mini classifica, giochi che volete consigliati in questo periodo, sempre nei commenti. Qui abbiamo Need for Speed, che vabbè. Qui abbiamo The Order 1886, che ho preso 8 euro usata al Media World. Non ci credevo neanche io quando l'ho preso. Poi Far Cry 4 Limited Edition, che ancora deve iniziare. E sto giocando a Batman in questo momento che è dentro la Play 4. Diamo un'occhiata in questo angolo superiore del mio scaffale. Abbiamo la Collector, la Codex Edition di Assassin's Creed Brotherhood. Poi qui abbiamo dei giochi per Super Nintendo, la collezione di Saw. Poi abbiamo Super Mario Land, la versione con la maschera di Darksider 2, il punto interrogativo che mi è arrivato col club Nintendo, la collezione di Resident Evil e lì sopra abbiamo la collector di Senseiya. Poi abbiamo Fallout 3, Street Fighter con questi due action figure che mi sono uscite e poi qua Mario Kart. Prendo lo scaffale più in basso abbiamo la statua di Kratos, che ho preso più che altro il gioco per la statua che veniva tipo 19 euro al Media World, di God of War Ascension, Killzone. Poi abbiamo quello che è uscito, la statuina di Lara Croft che è uscita con Lara Croft il tempo di Osiride, le spillette di Mario Kart 8 che sono uscite da Nintendo Club, il cofanetto di Assassin's Creed, poi abbiamo Ganondorf di Zelda e qui c'è la maschera di morte di Darksider 2 e poi abbiamo il cofanetto Alien Anthology in Blu-ray. Scendendo ancora abbiamo questi simpatici personaggi presi dal Nintendo Club. Alcuni Blu-ray, poi abbiamo Light Wars, sarebbe Star Fox per Nintendo 64 e altri giochi come potete vedere qua. Resident Evil in versione scendendo di un Nintendo gradino abbiamo 64, vari film, purtroppo una l'uso. varia vasta scelta di filmografia. Qua c'è uno dei miei film preferiti, Nightmare Before Christmas. Vari altri film, però mi sono dimenticato di mostrarvi altri film qua dentro. Abbiamo Batman in versione la Catwoman Edition, Arkham Origins. Il nuovo Batman Arkham Knight che sto giocando come ho detto in questo periodo. Abbiamo pure Dishonored, vabbè, e Child of Light. Scendiamo ancora facendo una breve rapida qui. Abbiamo alcuni giochi per Famicom, che sono comunque Chrono Trigger, Dragon Quest 3 e Dragon Quest 2. Un paio di giochi per Sega e per Sega Master System. Poi abbiamo una carrellata di giochi Wii, un intrufolato, il gioco Max Effect 2 per PC. Poi abbiamo una cover di Mario 3D World per Wii U. Poi abbiamo qua Killer 7 in versione promo. Zone of the Enders HD Collection in versione promo. E The Last of Us, la Jewel Edition, che comunque vedremo più avanti. Poi abbiamo il Cavaliere Oscuro e altri giochi per Wii. Scendendo un po' più sotto, abbiamo la collezione più grossa, diciamo quella della PlayStation 3. Come potete vedere, ci sono un bel po' di giochi, inclusi anche dei giochi PC messi qua. Scendo un pochino, ve li faccio vedere. Devi mercare, abbiamo, diciamo, qua c'è un intruso Bioshock per PC. Bioshock 2, Portal 2 pure per PC. Poi andando avanti,
una vasta gamma. Poi da quest'altro lato abbiamo la Belmont Edition di Castlevania 2, che ho preso tipo a 15 euro spedita dall'Inghilterra. Poi abbiamo qua God of War Ascension, che abbiamo visto prima la statuetta. Poi abbiamo la Black Flag Edition, mi pare si chiamava una cosa del genere, di Assassin's Creed 4 Black Flag, però l'ho preso per Wii U. Poi abbiamo la prima Collector Edition di Batman, in cui usciva il Batarang. Poi abbiamo Lara Croft qua Gold Edition, Bayonetta più 1 più 2, Kid Icarus, Final Fantasy 1 e 2 per Game Boy. Poi abbiamo qua lo scatolone da Play 3, l'edizione Wii Super Mario per il 25esimo anno anniversario, la Wii U Premium Pack. Poi abbiamo il libro di incantesimi preso tipo 8 euro. Poi qua questo è il scatolone di Dead Rising, che vedremo più avanti che cosa usciva. Qua abbiamo l'edizione di Catherine, un bellissimo gioco per PlayStation 3. Poi abbiamo Zelda Wind Waker HD Edition, qui fa il capolino Resident Evil per Nintendo GameCube. Poi abbiamo un paio di amiibo, abbiamo Samus, Metroid, Luigi, Ganondorf, il Villager e Yoshi, quello di Yoshi. Questo invece è il pupazzetto di Yoshi, l'ha fatto una mia carissima amica. Abbiamo la statua di The Last of Us, che usciva nella Joy Edition, quella di Assassin's Creed Black Flag, quella di Dead Rising, questa qui. Poi abbiamo questa di Killzone, che è abbastanza bella e conteneva il gioco qui dentro. Poi abbiamo degli adesivi di Fantasy Life per Nintendo 3DS. Nintendo 3DS Princess Peach, abbastanza raro. Poi vari scatolumi di giochi della Play 4. Guitar Hero con tutti gli strumenti. Injustice. Pandora's Tower. Qua abbiamo ancora. Questo è un portacinture in teoria, però lasciamo perdere. Poi abbiamo qui la PlayStation 1, la PlayStation 2, Nintendo GameCube, Nintendo Game Gear, il Nintendo Game Gear, Sega Game Gear. Vari giochi, tra cui Final Fantasy 7, Resident Evil Veronica, Silent Hill. Poi qui dietro abbiamo Soul Calibur, Resident Evil Code Veronica, Power Stone e quant'altro. Qua abbiamo una carrellata di giochi Play 1. E qui Nintendo DS e 3DS. Faccio vedere così magari potete vederli meglio. E qui fa capolino un Nintendo Game Boy. Poi abbiamo una statua di Far Cry 4, presa tipo a 25 euro spedito, tutto quanto, col gioco compreso, come potete vedere. Lì abbiamo Duke Nukem Forever, con la statuina del Duca. Il Tekken 6 che usciva con l'arcade stick. Poi abbiamo pure l'elicottero di Ace Combat. Andando più sopra c'è una PSP. Il Nintendo DS, 25esimo anniversario, un Game Boy SP con Zelda Minish Cap, qui il Beep Boy o il Vault Boy. Poi abbiamo qua sia giochi che film un pochino mescolati, anche qui soprattutto PlayStation 2. Altra carrellata qua. Qui soprattutto Wii U. Poi abbiamo Kingdom Hearts. Poi qui abbiamo altri giochi Play 4 e Play 3 messi insieme. E poi qui, cercando di non far crollare nulla, abbiamo altri giochi Play 3 e PC. Salendo più in alto invece abbiamo la collection di Epic Mickey, di Sonic e di Super Mario e di Lego City Undercover. E per finire lassù abbiamo il Nintendo DS XL 25esimo anniversario, Zelda Wii e altre cazzature. Comunque ragazzuoli, per concludere qua c'è il pad del Wii U e in più la statua di Injustice, che c'è Batman e Wonder Woman. Spero che comunque vi sia piaciuta, certo devo sistemarla, comprare altre mensole e quant'altro, e si amplierà sempre di più ovviamente. Comunque spero vi sia gradito questo video insieme alla mia Trilli, che mi ha fatto compagnia in questo card infernale.
Io sono Shink Matrice, se volete vedere qualche video gameplay, qualche gioco, qualche consiglio sui giochi che stanno per uscire o che già avete visto, volete qualche impressione, basta me lo scrivete qui sotto e lo farò. Un saluto quindi da Shink Matrice, ciao a tutti ragazzi!